Signori, vi ho qui riuniti perché abbiamo un attacco un po' sterile. È colpa di quel pirletta di Dybala che non segna mai. Due schiaffi e magari si sveglia. Arriva bene, piano con Dybala. Dicevo, abbiamo un attacco un po' sterile. Meglio no? Meno gol si fanno, meglio è. Corto muso. No, Max, dobbiamo segnare di più. Dobbiamo intervenire sul mercato. Ma con quali soldi, Presidente? Non abbiamo più un euro. Allora, come sapete, abbiamo la prelazione sui giocatori della Fiorentina. Ho qui la promozione. Prendi 7, paghi 6. Al sesto giocatore preso, il 7 in omaggio. Quanti siamo arrivati? Fammi contare. Roberto Baggio, Felipe Melo, Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. Siamo a 5. Cazzo che sfiga, siamo fuori di 1. Ci tocca pagarlo. Vabbè, basta fare come col Sassuolo, dilazioniamo il pagamento, diverse rate, formule strane e non sborsiamo neanche un euro. Prenota il volo per New York, si va da commisso. Buongiorno, signor Agnello, ok? Buongiorno, presidente commisso, sono qui per comprare Vlahovic. Vlahovic, ok. Ma con quali soldi, ok? Ecco la nostra offerta, 20 milioni pagabili in 25 rate entro 2065, più 3 quarti di Arthur, 4 quinti di Kulusevski, i capelli di Rabiot e la fidanzata di Rugani. Mi hai preso per il Sassuolo, ok? Rocco vuole soldi, 65 milioni subito, niente rate, ok? Tieni valigetta, entro un giorno la voglio piena, se no, bye bye Vlahovic, ok? E ora siamo nella merda. Ci tocca vendere qualcuno per tirare su qualche soldo. Vendiamo qua il nanetto moccioso di Dybala, dai. No, arriva bene, Dybala ci serve in attacco. Come vanno i giocatori in vendita? Ho messo in vendita Ramsey e Rabiot. L'unica offerta che ci è arrivata sono 50 euro da Rumezzane. Dove possiamo trovare i soldi? Signori, è ora di tirare fuori il piano d'emergenza. Vi presento la mappa del tesoro. E che cos'è, Presidente? È la mappa del tesoro lasciata dalla vecchia dirigenza, in cui sono custoditi gli oltre 100 miliardi di lire incassati dalla cessione di Zidane, da utilizzare solo in caso d'emergenza. E questo è il momento. Forza, partiamo! Certo che potevano nascondere in un posto un po' più comodo, eh? Eccoci, è questo il punto. Dovremmo essere arrivati. Spostate il masso, forza! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Aiuto! Aiuto! Finalmente! È da oltre 20 anni che sono rinchiuso qui dentro! Ma cosa ci fa un arbitro qua dentro? Ero stato rinchiuso dalla triade perché avevo fischiato una rimessa laterale contro la Juve! Grazie per avermi salvato! Rimessa laterale contro la Juve! Dentro ancora, forza! No, vi prego, no! Dannazione, deve esserci un errore. Qui dovevano esserci soldi. E adesso come facciamo? Ci toccherà giocare ancora con Morata, unica punta per tutta la stagione. Faremo ancora 0 tiri in porta. Beh, la cosa non è che mi dispiace. Presidente, forse ho la soluzione. Dentro lo spogliatoio della Juve ho trovato per terra un orecchino che aveva perso Cristiano Ronaldo. Valore 70 milioni di euro. Grande Giorgio, abbiamo i soldi. Ma se Cristiano se ne accorge lo rivuole indietro? Mia amor, ma dov'è finito il tuo orecchino da 70 milioni di euro? Non lo so, mia amor, ma è quello che costa di meno. Fa niente, ne ricompro due. Uno per me, uno per te. Sì! Tempo scaduto, hai portato i soldi, ok? Eccoli qua, 70 milioni senza toccare il bilancio. Minchia, 70 milioni. Agnello, mai sorpreso. Affare fatto, ok? Benvenuto, Dusan. Aia, questo segna troppo. Ah, mi ha fatto il terzino. Ah, mi raccomando, il timbro sul coupon. E con questo siamo a 6. Merda, il prossimo è gratis, ok? Ci sentiamo quest'estate per Milenkovic. Bye bye, Rocco. Ma adesso che abbiamo preso Vlahovic, finalmente posso mandare via Nanetto di Dybala o no? E voi a casa, mettete like al video, seguite gli autocorsi YouTube e iscrivetevi al loro canale. Affare fatto, ok?